usiamo il fonte di Pareto. Cos'è il fonte di Pareto? Il fonte di Pareto è uno strumento matematico utilizzato in economia. Il fonte di Pareto parte da una definizione matematica, cioè si dice che una proposta domina un'altra proposta se, e poi c'è la definizione che può essere diversa da caso a caso, da esempio a esempio fondamentalmente. E questo definisce un ordine parziale, cioè per esempio questo è il caso normale, è il caso in cui vogliamo comprare una macchina e vogliamo una macchina che vada veloce e che sia economica. Ora, una macchina domina un'altra macchina se è sia più veloce che più economica. Una che è più veloce ma meno economica, o più economica ma meno veloce, non sappiamo quale dei due dobbiamo decidere in un certo senso. Sappiamo che se una proposta A domina una proposta B e se una proposta B domina una proposta C, allora A domina C. Quindi vale la transitività. Vediamo cosa vuol dire. Abbiamo il nostro caso, vediamo che la macchina A è dominata dalla B, la macchina E è dominata dalla B, la macchina E è dominata dalla D che è dominata dalla C, quindi la macchina E è dominata dalla D, transitività. Qui la macchina G e la macchina C costano lo stesso, ma la macchina C è più veloce, quindi c'è anche una dominanza da questo punto di vista. Il risultato di questo è che queste tre sono le tre proposte che sono nel fonte di Pareto. Quindi invece che valutare 10 o 15 proposte, noi ne dobbiamo valutare soltanto 3. Queste cose vengono utilizzate molto spesso nelle aziende. Quando bisogna decidere che cosa fare, si fa uno studio campione, dopodiché si sceglie il fonte di Pareto e poi a quel punto i manager che stanno decidendo decidono soltanto sul fonte di Pareto.